bentornati sul canale. Finalmente il video sui solari è arrivato prima della fine dell'estate. Allora, se sentite disclaimer, se sentite un rumore, è il ventilatore. Perché? Ho provato a registrare questo video più volte e alla fine ho dovuto fare una scelta: o il rumore del ventilatore o il rumore delle cicale. Chi mi segue su Instagram Stories lo sa, io ho tante cicale davanti a casa che tutti i pomeriggi decidono di cantare allegramente, e quindi niente, il rumore del ventilatore dovrebbe disturbare meno. Comunque, bando alle ciance, parliamo dei solari. Nel mio kit di solari e protezione che ho scelto di usare quest'estate, e niente, contenuto tutto qui in questa pochettina waterproof, dove ho certificato che non entra la sabbia, perché l'ho già ovviamente portata al mare, ho già provata. Trasparenti, in modo che io posso vedere tutto, perché c'ho la staffissa adesso delle cose trasparenti, dove appunto li porto via tutti. Questo è quello che c'è nella mia borsa da mare. Se vi state chiedendo perché non ci fa il What's in my beach bag, è perché non ne ho solo una, ma a seconda di dove vado, se vado in piscina o al mare o vado via due giorni, cambio, quindi non aveva senso farvele vedere tutte, perché tanto alla fine il contenuto è sempre lo stesso, lo trovate, ne vedete tanti. Andiamo con ordine sparso a parlare delle mie protezioni di quest'anno. Allora, partiamo dal viso e partiamo da due cose. Allora, quello che faccio in città è di non applicare la crema con filtro solare, perché sto continuando a usare una crema idratante. Comunque arriverà il video sulla mia skincare routine anticaldo estiva e quindi vedrete tutto lì. Mi continuo a truccare anche se poco la mattina, stando via tutto il giorno, cioè tornando a casa alle 6, 5 e mezza, 6, quindi nel pieno sole avrei avuto bisogno di riapplicare la crema più volte. E cosa ho fatto? Quest'anno avevo comprato, ve ne avevo già parlato, questa crema di Garnier. Questa è una broom solare spray, quindi una mist per il viso, che ha un fattore protettivo 50+. Questa sta finendo e infatti ne devo comprare un'altra, perché mi sono trovata molto bene. È uno spray che si può vaporizzare sul viso, e sia sulla normale skincare o addirittura sul trucco, più volte al giorno. E per me è comodissimo, perché io ce l'ho in borsa, la agito, vaporizzo prima di uscire di casa, di solito quando sto scendendo le scale, quando riesco la riapplico, comunque quando poi mi ricordo di averla me la rivaporizzo. Rinfresca, perché comunque con sto caldo da 57 gradi percepiti rinfresca qualsiasi cosa. E a molte ragazze so che mi avevano scritto che ungeva. A me l'effetto unto non lo fa, ma io la vaporizzo abbastanza distante, cioè non distantissima ma nemmeno vicina, e mi nebulizza e niente, mi mette l'SPF su tutto il viso e io sto tranquilla anche quando sono truccata. Mentre al mare che cosa sto facendo? Sto usando, quando quindi mi espongo al sole, sto usando un SPF 50, e Avian Tropics mi ha inviato questi solari, me li aveva già inviati l'anno scorso, li avevo provati l'estate scorsa, me li ero portati a marzo a Cuba, mi sono trovata benissimo, e quest'anno me li ha rinviati. Io felicissima perché mi piacciono molto. Questo per il viso però è una novità, fa parte della linea Sensitive Skin, che è una linea per pelli sensibili. Ovviamente sono tutti certificati con tiraggio UVA UVB, che sapete, se non sapete la differenza, ve ne avevo parlato in qualche video, e siccome ho scelto di non farvi terrorismo sulla protezione solare, perché ormai è un argomento che almeno qua sul mio canale abbiamo trattato già per diversi anni, giù nell'info box aprite e vi metto tutti i link ai precedenti video sui solari, anche perché comunque i solari che ho usato negli anni passati mi sono piaciuti, non è che adesso quest'anno, siccome ne ho altri, non mi piacciono più, anzi, quindi potete anche andare a vedere se c'è qualche solare diverso. E vi stavo dicendo, è una linea anche per pelli sensibili e delicate, completamente senza profumo. C'era scritto che si poteva utilizzare anche come crema da giorno, però essendo un fattore 50, io quando l'ho letto ho detto non lo so, perché il fattore 50 comunque è un po' più spesso come texture, come consistenza. Arrivo io al massimo ad applicare la solare, crema solare 30 in città, perché poi la 50 diventa troppo pesante con sto caldo. Nel frattempo mi sono tipo sfogliata, però vabbè. E questa no. Cioè, questa è veramente leggera, ha una texture leggerissima, trasparente, si assorbe subito, e è una crema che potete usare tranquillamente anche di giorno. Io adesso quando andrò in vacanza, che magari non mi truccherò e magari
capita la mattina che non vado al mare, ma esco comunque, utilizzerò questa come crema solare. E per chi appunto non ama i solari profumati, perché oltre a quelli che amano i solari profumati ci sono anche quelli che non li amano i profumi nelle creme, questa è una linea che vi consiglio vivamente di provare. Io la crema solare la applico sul viso, sul collo e sul décolleté e sulle spalle, perché le spalle mi si scottano sempre, sempre, e quindi niente, la sto usando, mi sta piacendo. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, protezione per le macchiette, eccetera, eccetera, senza star qui a disquisire sulla mia macchia, che tanto conosciamo tutti, la mia macchia, dei baffi e le varie lentiggini che mi escono fuori quando mi espongo, quest'anno ho visto che ho una macchia anche qui sulla fronte, però la copriamo sempre col trucco, col correttore, quindi non c'è problema. Ogni anno cambio stick solare, perché devo ancora trovare lo stick solare con la protezione alta della mia vita, perché o non mi piace perché fa l'alone bianco, o non mi piace perché comunque lo trovo pesante, o non mi piace perché non mi piace il profumo. Quest'anno devo dire che finora non mi è venuto a noia quello che ho acquistato, che è di Australian Gold ed è lo stick tattoo 50+. Allora, il profumo di Australian Gold, per alcune di voi, quando dovevo scegliere i solari da acquistare quest'anno, io ero andata in fissa con Australian Gold perché mi ha sempre un po' incuriosito, però non avevo mai potuto sentire i profumi. Quest'anno ho potuto sentirli tramite una mia amica e ho detto vabbè dai, ma non stanno proprio così di Big Bubble come leggevo e come vi hanno detto. È tuttavia sopportabile. Questo è un profumo fruttato, sa proprio di frutta esotica, adesso non so quale, però è un mix di frutti esotici, ed è lo stick per i tatuaggi, che ovviamente va benissimo per tutte quelle zone più sensibili, quindi io quando mi ricordo lo metto sui tatuaggi, altrimenti lo metto qua, sulle labbra, se mi ricordo me lo metto anche sul naso e qui, e sulla fronte, e anche nel contorno occhi, onde evitare appunto, anche se io tengo sempre gli occhiali da sole, cioè in spiaggia, comunque quando mi espongo, faccio anche il bagno con gli occhiali da sole, quindi mi dà fastidio, mi dà molto molto fastidio la luce, il sole diretto, cioè io non sto mai, anche quando mi stendo sul lettino, non sto mai con la faccia scoperta, ho sempre gli occhiali, il tettuccio del lettino, comunque ho sempre il viso all'ombra. E lo metto però anche nel contorno occhi. È bianco, però una volta che lo stendete, vedete, è trasparente, molto leggero anche questo, si assorbe anche un bel po' idratante, devo dire la verità. Quindi con questo mi sto trovando per il momento bene e il profumo non mi ha ancora stufato. Passiamo poi, sto sempre pescando random. Qui avevo acquistato l'anno scorso da Wycon le salviettine. Queste si chiamano anti-salt wipes, sono delle salviettine antisale per viso e corpo. Io non le uso per togliermi il sale dopo il bagno, perché o mi faccio la doccia o me lo tengo. Non vorrei fare fuori tipo un pacchetto per tutto il corpo. Lo uso quando magari, che ne so, ho smangiucchiato qualcosa, allora mi lavo le mani, oppure mi sono spalmata tutte le varie creme, mi pulisco le mani se mi sono rimaste un po' appiccicose, e le sto usando. Non lo so se le abbiano rifatte quest'anno, perché io le ho acquistate l'anno scorso, appunto avevo fatto tipo incetta di 2-3 pacchetti e quindi me ne sono ritrovato uno nuovo quest'anno e lo sto usando. Comunque credo che le abbiano rifatte, se non vuoi con Kiko, comunque qualcuno le ha fatte. Non sono fondamentali, bastano anche delle semplicissime salviette se le volete, ecco. Passiamo al corpo. Ok. Parliamo di una cosa che faccio prima di mettere la crema con la protezione solare. E di Australian Gold ho acquistato questo, perché ero tipo passato mesi a leggermi tutte le recensioni, a guardare i vari siti, a guardare il loro sito per capire un po' che cosa avessero, come ero in fissa con l'attivatore di abbronzatura. E ho scelto alla fine di acquistare questo, che si chiama Dark Side. Allora, i prezzi, questo viene sui 16,50, questo viene sui 30 euro. Questo l'ho acquistato in un centro estetico qua in zona Roma Sud, altrimenti comunque ho visto che Australian Gold, se non la volete acquistare online perché magari non vi fidate, la rivende tipo Coin, dove ho acquistato questo.
Questo fa parte della linea di integratori più autoabbronzante, in una minima percentuale. Ovviamente l'attivatore va sempre sotto la protezione solare, cioè non si mette da solo, mai, no. La protezione solare è importantissima, ve l'ho sempre detto, anche se questo video non ve l'ho rispiegato, il solito, la filastrocca sull'importanza di proteggersi dai danni del sole vale sempre. E lo metto sotto la crema solare. Ha una texture molto leggera, bello idratante, il profumo è buono perché sa di tipo di Sex on the Beach. Sex on the Beach è profumoso però, non proprio da bere. Quindi di cocktail. Questo ha il 30 per ed è, quindi dovrebbe in teoria aiutare a sviluppare l'abbronzatura 30 volte più del normale. Ora, io non credo che diventerò mai cioccolato, però comunque vedo che qualcosa fa. Più che altro ho notato che, siccome l'ho già applicato, aspettate, l'ho già applicato più volte, ho notato che fissa, cioè non è tanto l'azione di intensificarmi l'abbronzatura quanto quella di fissarmela. Questo mi sta piacendo tantissimo, è una texture anche qui molto leggera, abbastanza idratante. Mi ricordo che avevo letto che questo mi sembra che abbia il tè bianco, tipo l'estratto di tartufo, quindi ha un'azione anche di radicali liberi, elasticizzante, e si asciuga subito, cioè io lo stendo ed è già assorbito, quindi posso andare tranquillamente subito dopo con la crema, altrimenti diventava già un processo abbastanza lungo. Quindi dopo questo applico la crema. Mi hanno dato, nel centro estetico dove ho acquistato questo, mi hanno dato come campioni da provare la crema di Australian Gold, che però non ho provato, ma provo questo weekend, dopo vi farò sapere tipo su Instagram come mi sono trovata, che è la crema in emulsione SPF 30, e niente, vi farò sapere, quella con la confezione gialla, questi sono i campioni, vi farò sapere come mi trovo. La crema che sto usando adesso invece fa parte della linea Airsoft di Avian Tropics. Io quest'inverno a Cuba avevo portato sempre di questa linea la versione lotion, quindi la crema, quella con il dispenser airless, quindi quel flacone che quando premete esce la crema, sale. E sempre fatta così, gli stessi colori, stessa profumazione, stesso fattore protettivo, e mi sono trovata molto bene perché quella è una texture che idrata molto perché è a base di burro di karité e si assorbe anche lì facilmente. Questa è la versione spray, perché io d'estate, con il caldo che fa, preferisco scegliere bombolette spray, e più che altro perché hanno un getto continuo, ormai le hanno fatti tutti. E tutte le case che producono solari più o meno producono la versione spray. Sono comode perché questa ha anche il sistema di lock, quindi di messa in sicurezza della bomboletta. Spruzza a vaporizza a getto continuo, quindi non c'è il pericolo che vaporizzi su una parte del corpo più rispetto a un'altra. Non si vanno a massaggiare perché si assorbe subito, e è comoda perché vaporizza anche a testa in giù, quindi io riesco a mettermela sulla schiena, dietro le spalle, insomma in tutte le zone in cui di solito hai bisogno di qualcuno che ti massaggi la crema. Con questa no, io riesco a vaporizzarmela, in più è rinfrescante perché io le bombolette le trovo anche rinfrescanti, e quindi mi viene voglia di mettermi spesso la crema, che io riapplico ogni ora e mezza più o meno, massimo proprio se mi sono dimenticata due ore, e perché anche mi rinfresca. La protezione è la 30, non scendo, quest'anno non scenderò di protezione sul viso, manterrò sempre la 50 e manterrò la 30 la maggior parte delle esposizioni, e forse gli ultimi giorni scenderò ad una 15. La 15 che comunque ho e che ho già prestato è sempre di Avian Tropics, ma la confezione è marrone, la bomboletta marrone rispetto a questo che è una broom secca è invece arricchita da olio d'argan, quindi non è uno spray secco ma è un olio secco spray, è un pochino più idratante. Il profumo mi piace di più questo perché sa di cocco, questa invece ha un profumo di solari tropicali, un po' chimico, diciamocelo, è un po' chimico. Però questa qui appunto la userò proprio sulle gambe, comunque in quelle zone in cui mi sarò scurita, e quindi potrò andare con la 15 e basta. Per
quanto riguarda l'ultimo step, ovvero i capelli, lo spray che sto usando è questo di Phyto, della linea Phyto Flash. Phyto mi ha inviato anche questi prodotti da provare. Il mio preferito, e di quello di cui vi voglio parlare, è questo, che è il Voile Protecteur. Allora, il profumo è buonissimo, perché mi ricorda tantissimo il Voile de Monoi di Dior, lo spray protezione 15, l'olio second spray che fa Dior solari, e quindi me lo ricorda molto. È uno spray completamente trasparente, a differenza dell'altro spray che c'è in gamma, che ho preso su, per farvi capire la differenza, che invece è l'Huile Protecteur. Allora, questo è completamente trasparente e ha anche un effetto volumizzante, perché ha un'azione texturizzante sul capello. Questo invece ha un effetto rimodellante, e l'effetto che lascia sui capelli è di un olio rimodellante, nel senso che ha un effetto bagnato, cioè giusto per farvi... non vi bagna i capelli, ma avete capito, no? Il tipo di effetto, cioè si sente che ce l'avete su e si vede, quindi è tipo una lacca. No, una lacca no. È proprio, sì, un effetto bagnato, come se vi fosse bagnati i capelli e quindi ce li avete tutti belli fissi. L'altro no, l'altro li scuote un pochino, li volumizza. Ovviamente all'interno abbiamo tutti ingredienti attivi vegetali, qua c'è lotus indiano, mandorla dolce e semi di girasole, se non sbaglio. Ci dovrebbe essere anche la calendula, credo di sì, sì. E più o meno gli stessi ritroviamo anche in questo, che è appunto l'olio. L'olio nasce per capelli da secchi a molto secchi, mentre il Voile nasce per capelli da normali a secchi. Io in prima battuta, cioè, avendo il capello comunque colorato, avevo scelto l'Huile. Quando poi ho capito la differenza di tutti, sono passata al Voile, perché io preferisco avere il capello, cioè preferisco gli spray trasparenti rispetto a quelli che poi sento e che mi restano tanto sui capelli. Questo qua invece, anche se dovessi, non succede, perché anche se non mi sono bagnati i capelli, comunque poi quando vado a casa mi faccio la doccia e mi lavo i capelli, però anche se non dovessi rilavarli, con questo sarei sicura. Con questo invece io almeno il mio capello lo dovrei rilavare sicuramente. Basta, abbiamo svuotato, è tutto vuoto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Spero che il ventilatore qua non abbia disturbato troppo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.